Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono TonyGamer17. Ragazzi, mi sono domandato perché non portare un video su Unreal Engine. Quindi oggi vi spiego come mettere la collisione su qualsiasi oggetto di Unreal Engine. Allora, iniziamo. Allora, adesso vi faccio un esempio. Allora, cominciamo. Cominciamo, non so, con questo mobiletto che ho importato su Unreal Engine. Come potete vedere, io se gli vado accanto, non solo l'ho toccato, ma l'ho anche spostato. Ok? Quindi, come funziona? Allora, innanzitutto questa qua è la fisica, quindi io se clicco su questo mobiletto, allora, dov'è? Eccolo qua. Questo qui della simulate della fisica, quindi. Cioè adesso lo tolgo, e questo qui invece è la massa, quindi tolgo anche questa, play, e ecco, visto? Non si sposta più, ok? Bene. Adesso, tornando alla collisione, tanto per farvi capire come funziona, allora, io adesso mi serve una sedia, ok? Una sedia, oppure una panchina. Prendiamo una panchina. Ok, mettiamola qui. Perfetto. Ci siamo. E ok. Oh, sì, perfetto. Ecco, come potete vedere, io ci passo. Visto? Come un fantasma. Ci passo attraverso questa panchina. Ok? Bene. Adesso, io faccio così. Ecco, allora ci clicchiamo sopra, tasto destro, edit, dobbiamo editare così la panchina, quindi clicchiamoci sopra. Poi ci apre quest'altra scheda, eccola qui, prendete questa scheda e mettetela qui, se vi dà fastidio. Adesso ci clicco sopra. E ci metto la collisione e ci mettiamo questa, quindi la collisione 18DOP. Questa qui è quella consigliata, ma proprio quella utilissima. Ecco. Allora, eccoci qua. Allora, adesso voglio. No, ok, vediamo, faccio così. Piano piano, perfetto. Ok, adesso ritorniamo sul gioco. Play e vediamo. Perfetto. Visto? Visto? Ci siamo riusciti, ok? Perfetto. Quindi ragazzi, questo video è durato pochissimo, però se vi interessano questi altri modelli che ho importato qui sopra, che adesso stanno in descrizione, quindi vi basta andare lì, cliccare e scaricare questo piccolo modello del mobiletto di legno, ma bellissimo, veramente bellissimo, eh? Quindi lo troverete in descrizione, è un pacchetto in RAR che pesa più o meno 300 MB. E adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, porta, no, non niente in porta. Devo solo trovarli. Allora, contenuti. Eccoli qua. Il mobiletto, quindi lo metto qua, piccolino. Visto, piccolino. Un disco qua. Poi qui invece ci metto anche la fisica, ci metto la massa, non so, mettiamo la massa di. Aspettate, massa di 5 kg, oppure non lo so, 10, sì. Ho sbagliato, perfetto, play. Scusate, ho sbagliato io, scusate. No, no, no. Oh, perfetto, perfetto. Ho messo la fisica sul pavimento. Eccolo qua. Visto come un pallone. Lo do al calci, lo faccio spostare e tutto. Visto? Ok,
Ok ragazzi, grazie a tutti per questa visione, troverete in descrizione il mobiletto di legno, iscriviti al canale, attiva la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi se hai bisogno, io adesso sto imparando un po' di Unreal Engine, quindi vabbè, qui se mi avvicino la luce si spegne, quindi se mi avvicino qui la luce si spegne e niente, e su questo procedimento della luce che si spegne io... Aspettate, sul blueprints, ok, eccolo qua, facendo dei collegamenti nodi la console, cioè questa è una semplice console dove non si usano i codici come quello di C++, ma useremo direttamente blueprints per mettere queste caselle così e le attacchiamo insieme. E come potete vedere, qui la point light sarebbe la luce, quella che si spegne e si accende, poi l'ho attaccato al bersaglio e poi ho messo two-gale visibility, quindi sia collegando il personaggio che la luce, quindi in questo caso funziona così, tipo se mi avvicino si spegne, se mi allontano si riaccende e funziona così. Quindi, ok, play. Perfetto, quindi ragazzi, come ho detto, un video di pochi minuti, grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao!